Il principio di Popper, secondo cui le teorie, per essere scientifiche, devono poter essere confutate e mai confermate in maniera definitiva, sferra un deciso attacco al metodo della ricerca formalizzato per la prima volta da Galileo Galilei. Secondo Galileo, la natura funziona secondo leggi che possono essere studiate e comprese tramite il metodo sperimentale. Si inizia con l'osservazione dei fenomeni e degli aspetti che li condizionano. Si formulano delle ipotesi e si dispongono gli esperimenti necessari per la loro verifica. I dati raccolti negli esperimenti devono poi essere inquadrati in una visione generale. Questa fase è chiamata induzione. Il processo che consente, appunto, di trovare una regola generale a partire da dati particolari. Popper viene illuminato da Einstein. Il fisico tedesco raggiunge la propria teoria immaginando situazioni e deducendo la maggior parte delle conseguenze possibili da una legge generale più inventata che ottenuta con esperimenti. Facendo propria la lezione di Einstein, Popper intende quindi il metodo scientifico come una discussione critica che si struttura in tre passi. Inciampiamo in qualche problema, tentiamo di risolverlo, ad esempio proponendo qualche nuova teoria, impariamo dai nostri sbagli.